Presenziate dal Duce la mattina del 19 agosto ad Anzio, durante la sua visita alla scuola centrale Milizie Contraerei e Artiglieria Marittima. Il Duce ha espresso il suo encomio al sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale, al comandante delle Milizie Contraerei e al comandante della scuola di tiro di Artiglieria Marittima. Il treno blindato controaereo donatogli dal Führer. Passata in rassegna una compagnia di artiglieri schierati al margine della ferrovia, il Duce si dirige subito verso il treno ed osserva minutamente l'attrezzatura dell'efficace complesso di difesa e di offesa. Il Duce sale su di un podio costruito a pochi metri dal treno per assistere agli esperimenti a fuoco.
serie dei tiri continua per parecchi minuti, precisa ed efficacissima, contro i predisposti bersagli. Esercitazioni, i nostri artiglieri prendono posto sul convoglio. Mentre gli artiglieri italiani e tedeschi rendono gli onori, il duce si congeda dal generale von Paul, incaricato dal Führer di operare la consegna, e dalle altre autorità. Giunge a Netunia per assistere ad una esercitazione di servizi antincendi nei porti. Il corpo dei vigili del fuoco, riorganizzato dal regime su base nazionale, si presenta in perfetta efficienza, pronto e capace di assolvere un servizio di fondamentale importanza bellica. Passa in rivista una flottiglia di motobarche pompa antincendi, le più perfette e potenti del genere. Esercitazione di spegnimento con motopompe a terra e dal mare. Spegnimento di incendio su brigantino. La sfilata delle motobarche pompa al termine dell'esercitazione.